Buongiorno e buona domenica a tutti, sono Enrico J. Volevo vedere brevemente la situazione sull'indice Nikkei 225, l'indice giapponese, che presenta, secondo me, una possibile, apertura di trade, in arrivo. Questo è un grafico daily, dove vediamo, innanzitutto che, dopo una serie di candele rialziste, adesso siamo entrati sicuramente in una fase di compressione dei prezzi tra i 19.000 e 19.500. A essere più precisi, potrebbe essere più che un rettangolo, in effetti un triangolo rialzista. Il triangolo rialzista, visto anche che abbiamo avuto 3 sessioni fa una candela forte, anche se dopo abbiamo avuto invece una candela di rifiuto del prezzo, per cui la situazione è abbastanza incerta. Potrebbe rompere 19.700 e andare poi a prendere area 20.000, che diventa sicuramente un target molto probabile, essendo già 19.500. Area 20.000, oltre ad essere soglia psicologica, in quanto cifra tonda, è proprio anche un livello di resistenza. È stato qui 2 volte supporto, è stato rotto e poi è stato retestato con alcune candele, e poi il prezzo, ecco qui retest, e poi il prezzo è venuto giù. Adesso siamo di nuovo in fase di riavvicinamento. Quello che credo che si possa cercare è comunque in area 20.000 un trade ribassista. Perché? Perché comunque abbiamo in primis una divergenza ribassista sul MACD, tanto che al momento la media veloce, anche se di pochissimo, è già incrociata al ribasso e ha molto spazio per andare a riavvicinarsi a quello che è il punto di equilibrio, cioè la linea dello zero. Per cui partiamo dal presupposto che sarebbe comunque un'operazione contro trend, ma fatta in area 20.000 con uno stop immediatamente sopra, ci va a dare in primis un ottimo risk reward. E va anche detto che oltre a questi spunti di analisi meramente tecnica, c'è il discorso della fase ciclica che ci spinge a considerare un'ipotesi di ritracciamento dei prezzi una volta arrivati ad area 20.000. Qui abbiamo sempre un grafico con candele giapponesi in time frame daily, dove vediamo che da questo minimo ci sono dei cicli che hanno dei sottocicli, 3 per ogni ciclo maggiore, eccoci qua. Questo è il nuovo minimo, qui va a chiudere il ciclo maggiore, partenza con la partenza concomitante anche del nostro indice e di altri indici importanti di un nuovo ciclo annuale a febbraio del 2016, un sottociclo che può terminare qui o addirittura anche leggermente prima, nuova ripartenza del ciclo rialzista e in quest'area ci sono i minimi per quello che è il nuovo e ultimo sottociclo del ciclo maggiore. Essendo in questo caso il sottociclo di chiusura, va a presupporre che arrivati a un certo punto si vada, tra virgolette, a cercare la debolezza. Cosa è da notare? Da notare la durata, per cui qui abbiamo da giugno 2013 a settembre 2014, sono circa 13 mesi, e poi abbiamo ancora altri 13 mesi fino a novembre 2015, e per cui la chiusura di quest'altro nuovo annuale, che è un annuale leggermente più lungo, 13-14 mesi, va ad avvenire in area di fine marzo o di fine aprile addirittura, se consideriamo metà febbraio per la partenza. Per cui va detto che abbiamo ancora lo spazio e il tempo per un ulteriore guizzo pullback in alto qui in area 20.000, ma poi ci sta pur essendo contro trend, di avere un'operatività di breve con uno stop stretto, con un risk reward ottimale ribassista per andare a cercare quella che è la fase finale del ciclo, quindi la parte destra, la parte ultima del ciclo annuale. Per cui
attendiamo senza anticipare nulla, area 20.000, e in quest'area vogliamo una candela che sia ribassista, quindi che offra il motivo, una candela di questo genere, quindi un hammer, un inverted, o magari un engulfing bearish, o magari un pattern come è stato questo pattern di tre candele, un Evening Star. Quindi comunque attendiamo i 20.000 e in quest'area andiamo a cercare quello che è un pattern di analisi tecnica che possa dirci, ok, è terminata la corsa, andare a mettere uno stop un po' sopra, andremo a quantificarlo eventualmente al momento dell'apertura del trade e lasciar chiudere. Poi, con le sessioni successive, il ciclo cavalcando la debolezza. Vi ringrazio e ancora buona domenica a tutti.